E il primo oratore è il professor Roberto Baratta dell'Università di Macerata, che parlerà dell'effetto diretto nei giudizi interni delle norme internazionali self-executing. Professor Baratta, prego. Grazie signor Presidente, grazie agli organi SIDI per l'invito, è con grande piacere che sono qui con voi oggi in questo consueto appuntamento annuale, e grazie in particolare al collega Giuseppe Palmisano per essere stata la persona che mi ha invitato formalmente a questo convegno. Allora, mi è stato chiesto di riflettere sull'effetto diretto delle disposizioni internazionali, con particolare riferimento appunto a disposizioni internazionali self-executing e in particolare appunto nei giudizi interni. Quindi la mia ricerca si è svolta lungo un'analisi molta della giurisprudenza, parlo di giurisprudenza di corti supreme nazionali, quella americana, quella canadese, quella anche francese, della Corte Costituzionale tedesca, molta giurisprudenza di diritto interno, ovviamente selettiva perché il panorama è impressionante della prassi. Ho anche visto, per la verità, anche prassi non soltanto giurisprudenziale, perché l'obiettivo che mi sono posto è quello anzitutto di capire alcuni elementi centrali di questa nozione, di questo strumento dell'effetto diretto. E alcune cose le potrò toccare solo in via molto approssimativa, visto il tempo. Partirei forse un po' dalla fine, e cioè che cosa è effettivamente alla fine, dopo lungo questo percorso di riflessione, che cos'è l'effetto diretto, qual è la funzione essenziale di questa nozione, di questo strumento. Ma secondo me è veramente una categoria ordinante del diritto, e non tendo a dire soltanto del diritto internazionale, ma del diritto in generale. Perché attraverso, è l'interprete, è l'operatore, attraverso non soltanto un'operazione interpretativa, ma direi di tipo argomentativo anche, che permette alla disposizione internazionale di produrre gli effetti, realizzare in concreto la funzione per la quale la norma, la disposizione internazionale è stata creata. E quindi per i giudici comuni, che poi sono tra i molti, quelli forse più sentiti, uso questa definizione con l'accento, con l'accezione che è stata anche utilizzata questa mattina, i giudici comuni, la comprensione di questo strumento dell'effetto diretto è un insegnamento metodologicamente prezioso. Perché attraverso l'accertamento dell'effetto diretto, attraverso il percorso che poi cercherò di delineare, l'effetto diretto a certe condizioni permette alla disposizione internazionale in concreto di essere applicata e di divenire norma del caso concreto. E quindi permette alla disposizione internazionale di regolare in concreto la fattispecie per le quali la disposizione stessa è stata creata. Dunque diventa uno strumento funzionale all'esecuzione puntuale, nel caso concreto, della disposizione. In questo senso l'effetto diretto è una categoria ordinante, inteso ordine come un lessico simile al concetto di ordinamento giuridico, perché permette in particolare ai destinatari della disposizione, perché come diceva stamattina anche il collega amico Giuseppe Palmisano, effettivamente se si fa anche un rapido excursus del diritto internazionale a partire dagli anni, soprattutto dal secondo dopoguerra in poi, vediamo come in modo impressionante il diritto sia cambiato. È cambiato non solo in termini quantitativi, ovviamente, ma anche qualitativi. La capacità, l'idoneità di una disposizione internazionale di rivolgersi agli individui è effettivamente uno dei profili più interessanti che possiamo vedere nell'ordinamento internazionale. Quindi possibilità dell'individuo di avvalersene non solo davanti ai giudici, ma anche, a mio avviso, davanti agli organi amministrativi. E quindi
è uno strumento che permette in ultima analisi di assicurare l'effettività del diritto internazionale, dunque di permettere l'osservanza anche dal punto di vista dello Stato degli obblighi che ha assunto sul piano internazionale, ed è una categoria giuridica che permette anche di considerare, di valutare il, diciamo, l'apertura dell'ordinamento interno rispetto ai valori normativi che emergono nell'ordinamento internazionale. E dunque è un compito, ci tornerò tra poco, importante perché responsabilizza fortemente il giudice interno, il giudice comune e direi anche gli organi amministrativi. Ma andiamo all'inizio. Qual è l'obiettivo, uno degli obiettivi principali che mi sono posto? Anzitutto di qualificare il genus dell'effetto diretto. E si può riassumere in poche parole, è la disposizione che possiede certi requisiti, due in particolare, l'idoneità di una disposizione a regolare situazioni individuali e completezza, l'altro è la completezza del contenuto dispositivo della norma. Qualora questi due requisiti sussistano, la disposizione è in grado di produrre almeno potenzialmente l'effetto diretto. E dunque la riflessione si muove, il concetto di effetto diretto si muove intorno a questi due poli concettuali, anche se è verissimo che esiste un ruolo integrativo del diritto interno, soprattutto nell'accertamento della disposizione internazionale, della natura autosufficiente o completezza, o dal punto di vista di completezza del contenuto della disposizione, ma ci tornerò. Però è importante sottolineare come questa sia sì un'analisi, una questione in primis, in limine, diritto internazionale, ma il ruolo integrativo del diritto interno, della lex fori, nel permetterle di realizzare quell'effetto diretto è determinante. E questo è un punto che è già stato già esaminato dalla dottrina internazionalistica italiana degli anni 70. In una monografia, mi riferisco in particolare al professor Condorelli, che scrisse una monografia che trattò anche questo punto. Ma quindi, se questo è il genus dell'effetto diretto, che è un carattere proprio interno alla disposizione, come un po' se appartiene al patrimonio genetico della disposizione, in modo tale che questa disposizione possa diventare effettivamente, anche se nasce all'interno dell'ordinamento internazionale, una disposizione quod ad singulorum utilitate. E quindi possiamo anche rapidamente, perché il tema effettivamente è contiguo, quello del rapporto fra effetto diretto e problema del monismo e dualismo, molto rapidamente, l'effetto diretto, la nozione di effetto diretto è una nozione più ristretta rispetto a quella di efficacia della norma internazionale. Perché mentre l'effetto diretto ruota intorno a quei due poli concettuali che facevo prima, e quindi presuppone un iter logico di accertamento, l'efficacia della disposizione internazionale dipende dall'inesistenza di ostacoli esterni alla disposizione stessa. Per esempio, la giurisprudenza italiana in particolare è praticamente unanime nell'affermare che la disposizione internazionale che non abbia ottenuto un meccanismo di recepimento e adattamento nell'ordinamento interno sia sostanzialmente inefficace. Quindi questo è un problema però sostanzialmente esterno. Vi sono poi anche altri esempi che si possono, la norma, la disposizione internazionale invalida che non è in grado di produrre effetti nel diritto, di avere alcun tipo di spiegare efficacia nel diritto interno. In questo modo, quindi l'effetto diretto è un tema che concettualmente va delimitato, va definito autonomo rispetto al problema del monismo e del dualismo. Anche se evidentemente l'effetto diretto presuppone, come presupposto giuridico, il che vi sia stato, almeno negli ordinamenti dualisti, e diciamo che la tradizione italiana sicuramente va in quella direzione, dunque il meccanismo di adattamento è un presupposto giuridico di qualunque nozione dell'effetto diretto qualora si voglia declinare in termini di diritto dal punto di vista dell'ordinamento italiano. Poi la sfera di applicazione dell'effetto diretto, questo riguarda non solo i trattati. So benissimo, mi rendo conto che molti autori, anche italiani, analizzano l'effetto diretto soprattutto in relazione ai trattati internazionali, ma se è verissimo che l'esplosione dei trattati internazionali nel diritto internazionale
permette di coprire moltissimi aspetti dell'ordinamento interno. È anche vero però che, se è vero che il diritto, l'effetto diretto è uno strumento per garantire l'effettività, in particolare anche l'effettività di fonti di disposizioni diverse da quelle dei trattati, è vero dunque che l'effetto diretto è perfettamente applicabile anche a altre fonti, quelli derivanti da accordi, ma anche alla consuetudine. Abbiamo esempi di giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana che ha fatto applicazione di norme consuetudinarie dirette a rapporti, diciamo direttamente a rapporti individuali. Non posso citare, soffermarmi sulle sentenze, ma le troverete chi vorrà leggerlo sul testo scritto. Ma come si accerta? Ecco, questo è un punto che mi ha intrigato in modo particolare, capire qual è l'iter logico che segue un giudice, che segue un interprete quando accerta l'effetto diretto. Io ho individuato sostanzialmente, vedendo la giurisprudenza anche straniera, quindi altre corti supreme, eccetera, quella americana, altra, insomma, ho individuato tre fasi sostanzialmente che sono distinguibili in modo diacronico. Trascio la prima, tra l'altro la prima l'ho anche brevemente descritta per motivi di tempo nell'abstract che ho inviato alla SIDI qualche giorno fa, e poi vado direttamente alla seconda. La prima sostanzialmente è quella in modo che concerne l'accertamento dell'effetto diretto inteso come questione di individuazione delle regole interpretative da applicare al caso di specie, o meglio alla disposizione specifica che deve essere applicata. C'è poi il secondo momento, che è quello forse più interessante e forse quello più critico che si nota, più critico soprattutto nella giurisprudenza internazionale, che concerne l'idoneità della disposizione a regolare situazioni giuridiche soggettive individuali, persone fisiche e persone giuridiche. E da questo punto di vista direi che mi sembra di poter dire, dall'analisi della prassi, è che questo carattere, questa seconda fase, questo carattere dell'effetto diretto, dipende sostanzialmente da una corrispondente determinazione, che può essere resa in modo espresso o implicito, dai soggetti che hanno concorso alla formazione della norma sul piano internazionale. Dunque, se è vero dunque che, come proiettava questa mattina in una slide Enzo Cannizzaro, che in effetti la disposizione internazionale in senso lato è un prodotto del Commonwealth, degli attori della società internazionale, effettivamente qui noi possiamo vederne anche un profilo specifico che attiene all'effetto diretto, perché vi possono essere casi in cui effettivamente l'effetto diretto è volutamente escluso, cioè vi è una disposizione negativa prevista all'interno dell'accordo che rende esplicito il fatto che gli stati non hanno voluto imprimere quel carattere generico genetico nella disposizione stessa. Ne abbiamo alcuni esempi, non voglio dire che siano tutti, io li prenderei, non li ho presi in modo, si possono criticare alcune sentenze da questo punto di vista, però a me interessava vedere un profilo diverso, vedere riuscire a costruire questo elemento. Vi sono in alcuni casi, c'è un recentissimo accordo tra l'Unione Europea e Singapore su un FTA in cui si dice esplicitamente che questo effetto l'effetto diretto è escluso ab origine nell'accordo. La Carta Sociale Europea, spessissimo la giurisprudenza italiana è negata, esclude, nella giurisprudenza si esclude che quel carattere sia impresso alla Carta Sociale Europea. Le norme sulla disposizione del commercio internazionale, anche la giurisprudenza di alcuni stati stranieri, ma anche quella della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per quanto criticabile, però effettivamente questo dimostra che vi possono essere una volontà espressa o implicita o ricavata, per diciamo così, per interpretazione, nella quale si esclude che l'effetto diretto sia un elemento appartenente al patrimonio genetico della disposizione stessa. E quindi in questo caso si ha l'impressione che sia volutamente le parti escludano quel tipo di carattere alla norma. E cosa succede in questi casi? Che effettivamente si lascia un ruolo primario in caso di violazione o meno della norma, si lascia un ruolo primario al meccanismo della reciprocità in diritto internazionale e agli altri strumenti che sono interstatuali di controllo, che sono attivabili in caso di violazione della disposizione stessa. Ma se noi vediamo, ci sono poi filoni giurisprudenziali estremamente soprattutto
quelli della, statunitensi, in cui si nega in radice, in via interpretativa, in alcuni casi lo si fa attraverso, per la verità, il governo americano, in alcune convenzioni sui diritti dell'uomo, penso alla convenzione quella sul patto sui diritti civili e politici, penso anche alla convenzione contro sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, alla convenzione sulla tortura. Là il governo statunitense stabilisce tramite riserva l'inefficacia delle disposizioni nel diritto. In alcuni casi ci si arriva in via interpretativa, interpretando alcune dichiarazioni in senso come se fossero veramente tecnicamente riserve, forse sì, forse no, ma in realtà questo è un po' dal filone la tendenza, ma c'è un filone giurisprudenziale anche della Corte Suprema statunitense che, con tutto il rispetto, in alcuni casi ha negato l'effetto diretto, perché si dice che la disposizione internazionale non prevede un diritto di azione in giudizio. A me sembra quasi un espediente tecnico o un po' disinvolto, convincente nella misura in cui si possa ritenere che la disposizione internazionale regga la sostanza, mentre il diritto di agire in giudizio è regolato dal diritto interno attraverso le regole di accesso ai giudici con gli strumenti previsti dal diritto interno. Insomma, attraverso una serie di espedienti si può giungere ad affermare in molti casi che i giudici interni negano questo profilo dell'idoneità della disposizione a rivolgersi agli individui. Se noi guardiamo invece la giurisprudenza internazionale, è molto più aperta. Perché? C'è un primo caso interessante di un parere della Corte Permanente Internazionale nel 28 che di fronte al caso della Competence des Tribunaux de Danzig, dei tribunali di Danzica, in cui la Corte Permanente in quel caso, a fronte respinge apertamente le obiezioni del governo polacco, la quale sosteneva che non poteva rivolgersi per definizione una disposizione internazionale agli individui, e siamo nel 1928, storicamente è interessante notarlo, la Corte Permanente affermò che una disposizione pattizia, in quel caso, può creare, dice, cito, des droits et obligations pour les individus susceptibles d'être appliqués par les tribunaux nationaux. Ove questa conseguenza, dice la Corte Permanente, sia rilevabile dall'intention des parties contractantes come desumibile dall'oggetto e dai termini di quell'accordo. Se guardiamo anche due casi rapidamente, che molti di voi conoscono, tutti voi conoscerete senz'altro anche meglio di me, sulle due sentenze della Corte Internazionale di Giustizia nei casi Lagrange e Avena, con riguardo alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari. Bene, in quel caso, in tutti e due i casi, la Corte Internazionale di Giustizia, nel definire gli obblighi in capo allo Stato territoriale di permettere ai consolati di entrare in contatto con i propri cittadini che sono stati detenuti o in stato di arresto e di entrare in contatto senza ritardi con il proprio ufficio consolare, la Corte Internazionale di Giustizia in questi casi ha precisato che queste disposizioni si configurano nel contempo quali diritti in capo sia allo stato di invio, benissimo, ma per quel che noi interessa anche agli individui interessati. E come la Corte ebbe a sottolineare in Lagrange, questo tipo di disposizioni costituiscono il fondamento di due distinti diritti soggettivi che sono posti, se si guarda bene la sentenza, come rapporto di interdipendenza e che soprattutto da questo punto di vista si rivolgono, hanno la capacità, la disposizione ha perfettamente, è idonea a avere una sfera di applicazione soggettiva che si rivolge agli individui. Dunque, diciamo che se volessimo fare un raffronto tra giurisprudenza internazionale e giurisprudenza interna, ho l'impressione che la giurisprudenza internazionale in alcuni casi sia molto più aperta. Veniamo rapidamente al terzo profilo, perché vedo il tempo correre. Il terzo profilo è il carattere self-executing o autosufficiente, completezza del contenuto dispositivo. La disposizione va presa non solo in modo isolato e singolarmente, ma soprattutto in chiave sistematica per identificarne significato
è portata, e dunque si tratta di un'operazione appunto che ha come un parametro di riferimento binario, da un lato la no disposizione internazionale intesa nel contesto nel quale è contenuta, dall'altro il diritto interno, e non c'è nessuna ragione, ma questo non è una novità, perché ripeto, la dottrina italiana aveva già messo in luce negli anni 70, per negare che il diritto interno abbia questa capacità di contribuire attraverso frammenti normativi a determinare il contenuto della disposizione stessa. Alla fine di questi tre grandi momenti, diciamo così, ricostruiti in via diacronica, si ha l'impressione che vi sia una vera e propria operazione complessa, cioè che l'iter di accertamento è una sorta di meccanismo di approssimazione per gradi di natura ermeneutico-argomentativa, quindi non solo interpretativa, che serve a superare a certe condizioni anche le aporie e le incertezze del diritto interno quando ha dato attuazione a quella disposizione internazionale. Ecco, da questo punto di vista l'effetto diretto è in grado anche di infrangere il velo dell'incapacità delle misure di adattamento del diritto interno. Quindi questa dottrina, teoria, strumento, categoria ordinante, chiamiamola come volete, ha questa funzione duplice. Da un lato valorizza l'individuo, perché l'individuo, diciamo così, contribuisce all'enforcement della disposizione sul piano interno, perché ne ricava un'utilità, evidentemente, dalla sua applicazione. È quindi, diciamo così, una forma di efficacia del diritto internazionale che si realizza attraverso l'actio dell'interessato, l'azione in giudizio dell'interessato. Davanti, non solo davanti all'interessato, ma anche davanti alle autorità amministrative. Io riterrei che, siccome il diritto non ha solo una dimensione giurisdizionale, questo l'effetto diretto sia producibile anche davanti all'autorità amministrativa. Ci si potrebbe chiedere se questo, se siccome così è, allora l'onere della prova di provare l'effetto diretto spetti essenzialmente all'interessato. Così non è, perché se è vero che l'effetto diretto è qualcosa che attiene, come ho cercato di dire, al patrimonio genetico della disposizione, è evidente che in questo caso è compito del giudice interno effettuare questo accertamento. Sotto questo profilo è evidente l'ulteriore elemento, quella della responsabilità del giudice, in particolare dei giudici comuni nell'accertamento, cui facevo riferimento all'inizio. È vero che la teoria, la dottrina, questa categoria concettuale dell'effetto diretto incontra un limite, e qui affronto un ultimo punto, cioè il limite, il rapporto tra effetto diretto e primato del diritto internazionale. È evidente che quanto più siamo in grado di dimostrare, il giudice arriva alla conclusione che quella disposizione produttiva di effetto diretto dunque rientra in questa nozione di effetto diretto che ho cercato di delineare, è vero però che la questione del primato e quindi i limiti che l'ordinamento interno può predisporre rispetto al funzionamento della disposizione internazionale è un tema che finisce, è una questione che finisce per limitare la stessa nozione di effetto diretto. Ma qual è il rapporto tra effetto diretto e disposizione internazionale? Tra effetto diretto, scusate, e primato della disposizione, primato del diritto internazionale. Io credo che non si possa dare, effettivamente, adesso il tema non sarà affrontato in altre sessioni, anche da altri relatori, quindi io lo affronto nell'ottica di vedere quali sono i limiti all'ingresso della disposizione internazionale del diritto interno, ma siccome il tema è stato avvocato, permettetemi di dire una cosa che mi veniva in mente questa mattina, che comunque toccavo nella relazione scritta, cioè perché è difficile, quasi impossibile dare una risposta definitiva alla questione del primato del diritto internazionale sul diritto interno. Perché se è vero che il diritto internazionale, dal suo punto di vista, le disposizioni, potremmo fare gli esempi del diritto internazionale che vuole prevalere sul diritto interno incompatibile, sono moltissime, dal punto di vista dei singoli stati, il primato del diritto internazionale sul diritto interno non poggia sul diritto internazionale stesso, ma poggia sul diritto interno. E quindi dipende dai limiti costituzionali. Adesso questa mattina il collega, il professor Santulli,
o Santulli, sì, italianizziamo la pronuncia, faceva riferimento al caso Aquaron. Quello è evidente. Un ordinamento monista, che essenzialmente è così largamente interpretato, monista, se guardiamo in quella sentenza, anche se poi quella sentenza, come che conosce sicuramente molto meglio di me il professor Santulli, ma qui c'è un passaggio interessante in cui quella sentenza, in cui la Corte, il Consiglio di Stato francese, dopo aver menzionato l'articolo 55 della Costituzione francese, quindi anche il preambolo, eccetera, dice esattamente queste cose, eccetera. E qui il Consiglio di Stato esclude con certezza il primato della consuetudine sul diritto interno e dice ni cet article, cioè a dire l'articolo 55, ni aucune autre disposition de valeur constitutionnelle, cioè il preambolo alla Costituzione del 1946, ne implique que les juges administratifs fassent prévaloir la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes. Vedete, qui è vero che dopo questa è stata un'esperienza, comunque la disposizione internazionale in qualche misura è stata poi il rispetto del diritto internazionale, però certamente questo è un passaggio nel quale la rottura, eppure in un sistema monista, c'è, perché in fondo, anche se assumiamo che il punto di partenza sia il monismo, in realtà il primato, la ragione del primato si trovano all'interno del diritto interno statale. E per l'Italia, per l'ordinamento italiano, questo è assolutamente evidente. Dopo gli ultimi sviluppi, soprattutto la giurisprudenza, mi riferisco alla giurisprudenza costituzionale che verrà toccata, ma se è evidente, mi pare, se vediamo grandissime linee, questa giurisprudenza della Corte Costituzionale Italiana sui rapporti, fonti internazionali e diritto interno, è evidente che siamo di fronte a una tendenza giurisprudenziale largamente nazionalista, non uso altri termini per non essere incorrere in equivoci, ma e quindi la disposizione internazionale, quand'anche abbia un effetto diretto, incontra limiti che nella Corte Costituzionale, a partire soprattutto, direi, mi pare un punto essenziale di questo processo, sono le sentenze gemelle. E dunque il tema dei limiti all'ingresso dell'esposizione internazionale, tendenzialmente, potenzialmente in grado di produrre effetto diretto, è una questione estremamente interessante. Quanto più il primato del diritto internazionale viene negato per effetto, diciamo così, di valori supremi che vengono addotti a contrasto con la disposizione internazionale, tanto più evidentemente l'effetto diretto non ha più ragione di prodursi, con i rischi che evidentemente si pongono anche in punto di responsabilità dello Stato per violazione dell'obbligo internazionale. Spero di essere stato evidente.